La situazione legata allo stabilimento della Sevel di Atessa sarà al centro del tavolo regionale convocato per giovedì 9 dicembre alle ore 10:30 presso la sede dell'assessorato al lavoro della Regione Abruzzo. Insieme all'assessore alle politiche del lavoro Pietro Quaresimale, al tavolo regionale saranno presenti i responsabili regionali metalmeccanici di CGIL, CISL e UIL e UGL che hanno intenzione di avviare con gli interlocutori istituzionali un confronto sul futuro produttivo e occupazionale dello stabilimento. Prime rassicurazioni riguardanti il futuro produttivo occupazionale della fabbrica del Ducato vengono date dal consigliere regionale Mauro Febo. Il massimo dirigente della Sevel ci hanno dichiarato in più di un'occasione, in più di un incontro ufficiale che abbiamo tenuto, che diciamo che lo stabilimento di Polonia è una cosa diversa rispetto allo stabilimento di Atessa, dove si producono 1.300 tipologie di Ducato, una diversa dall'altra, cosa che non sarà in Polonia, però è chiaro che noi dobbiamo essere attenzionati. La produzione all'interno dello stabilimento va avanti a singhiozzo a causa dell'ormai cronica mancanza di microchip e componenti che hanno a che fare con le dotazioni elettroniche del furgone commerciale leggero. È un problema in questo momento temporale, quello della mancanza di produzione, non è un fatto che riguarda solamente la Sevel. Noi speriamo che questo momento venga superato. Nel frattempo continuiamo a essere al fianco dei lavoratori e dell'azienda perché insomma, per noi è indispensabile continuare ad essere la punta di diamante della Stellantis e soprattutto di un territorio che oramai è altamente industrializzato. Una decrescita della Sevel produrrebbe danni enormi. Lo avete fatto, lo continuerete a fare. La politica abruzzese deve unirsi intorno, tutta unita, per cercare di arginare quelle che sono le problematiche del lavoro. Sì, assolutamente. Io credo che ci sono tematiche dove non c'è differenza di colore politico o di appartenenza. Ci sono tematiche che riguardano tutti, riguardano le famiglie, riguardano l'economia, riguardano la salute. Ci sono tematiche troppo importanti per dividersi e quindi si va avanti insieme, ognuno mettendo la propria esperienza e la propria disponibilità a risolvere il problema e non a non risolverlo.